Dopo quasi 2 mesi di restrizioni, le Marche sono pronte a lasciare la fascia arancione. Ad annunciare l'ufficialità sul profilo Facebook è stato il governatore Francesco Acquaroli, che ha ricevuto la chiamata del ministro Speranza. Infatti, la cabina di regia ha valutato i dati in costante miglioramento e ha deciso di riportare la nostra regione in zona gialla a partire dal lunedì 26 aprile. Sia i ricoveri che i contagi sono in diminuzione, così come l'indice RT, che nelle ultime settimane è sceso al di sotto dell'1. Negli ultimi giorni, addirittura, si è attestato attorno allo 0,80. Il pass da zona gialla ora consentirà di allentare le misure anticontagio, ma senza abbassare la guardia. I bar e i ristoranti saranno attivi soltanto all'aperto, gli spostamenti saranno consentiti tra i comuni marchigiani e tra regioni dello stesso colore e si tornerà in classe. Per le superiori, però, il governo ha stabilito la didattica in presenza da almeno il 70% e fino al 100% degli alunni. E oggi ad Ancona si è svolta una riunione convocata dall'Ufficio Scolastico Regionale. Nell'incontro è stato deciso di confermare il rientro in classe al 70% per le scuole secondarie di secondo grado delle province di Ascoli e Fermo. Invece, per le altre province, è prevista una copertura del servizio di trasporto al 60%, e quindi la Regione si appella ai singoli istituti che, in base all'autonomia organizzativa, potranno raggiungere la quota di presenze stabilita. Qua entra in gioco l'autonomia scolastica, perché ci sono delle situazioni, degli istituti, dove ci sono ragazzi e studenti che sono vicino alle scuole e che poi utilizzano anche mezzi propri per andare a scuola. Quindi non è detto che questa percentuale al 60% del trasporto pubblico incida poi effettivamente sulla presenza degli istituti scolastici. Per la provincia di Pesaro Urbino, poi, nel pomeriggio si è svolta una riunione con il prefetto. Il direttore di Adriabus, Massimo Benedetti, ci ha fatto sapere che l'azienda aumenterà il servizio offerto incrementando i mezzi pubblici, così da garantire un aumento di almeno 10% dell'utenza trasportata, ma all'interno degli autobus comunque la capienza rimarrà del 50%. Poi saranno le scuole ad individuare gli alunni che non utilizzano i trasporti pubblici e che quindi potranno recarsi a scuola con mezzi alternativi. Inoltre, altre precisazioni ci sono arrivate dal vicepresidente e assessore al commercio della regione Mirko Carloni. Infatti, in questi giorni sono state tante le richieste di informazioni da parte di gestori e titolari di locali che dal lunedì potranno lavorare all'aperto a pranzo e a cena. E questa mattina abbiamo ricostruito una interpretazione che stiamo mandando a tutte le associazioni di categoria, ai comuni, in modo da dare un'interpretazione chiara e univoca. Per quello che mi hanno preparato gli uffici, su cui abbiamo condiviso una visione che all'aperto significa dove c'è anche una struttura che sia però aperta su almeno tre lati, dove ci sia un dehors, un loggiato, un porticato, una veranda, può essere considerato all'aperto. Ecco, speriamo che questo chiarimento serva a rendere un po' più semplice questa riapertura per molti bar e ristoranti che attendevano un'ulteriore chiarezza sull'argomento.